Beh, non posso resistere, dai. Oggi vi darò dei consigli che, se applicherete in maniera rigorosa, religiosa oserei dire, vi aiuteranno con la gestione del comportamento del vostro cane. Piccola premessa, non confondete il comportamento con il carattere, perché il carattere può variare da soggetto a soggetto, ma il comportamento è un'altra cosa. Si può tenere lo stesso comportamento con tutti gli individui, nonostante i caratteri differenti. Al primo posto vi metto questo punto: gestione delle risorse. Ci sono delle risorse vitali per il cane che, se gestite nel modo corretto, il suo comportamento sarà un comportamento positivo. Se invece noi sbagliamo qualcosa nella gestione di queste risorse, otterremo l'esatto opposto. È una cosa matematica, non può succedere a caso, non ci sono eccezioni, funziona così. Risorse sono il cibo, le attenzioni, le coccole, il gioco, l'uscire, l'esplorazione, la socializzazione, sono tutte risorse, ok? Che dobbiamo gestire noi, non dobbiamo lasciarle in mano al nostro cane. Più risorse gestiamo noi, più il nostro cane si affiderà a noi come leader, ok? Ricordatevi sempre che il cane ha bisogno di leadership da parte nostra. Questo ci porta direttamente al numero 2, ossia le richieste. Non cedete alle sue richieste. Quando il cane vi chiede cibo, vi chiede attenzione, gratta la porta per uscire, sono tutte richieste. Quando frigna, fa vi abbaia per la palla, per il pezzo di panino, sono tutte richieste. Se voi cedete a queste richieste, otterrete che il vostro cane diventerà dominante, ok? Lo spettro opposto della dominanza è la sottomissione. Noi vogliamo che il nostro cane sia equilibrato, quindi non dobbiamo né maltrattarlo né viziarlo, dobbiamo trattarlo in maniera equilibrata. Già la gestione delle risorse e non cedere alle richieste è un'ottima cosa per ottenere leadership e quindi avere un cane equilibrato, che non si stressi, perché più lasciamo decidere lui, più lui prenderà iniziativa e farà le cose sbagliate. Quindi gestite voi le risorse, cibo, uscite, eccetera, non cedete alle richieste. Quando il cane vi chiede usciamo, si agita, abbaia, gratta la porta, voi non dovete cedere a quella richiesta, dovete decidere un momento in cui lui è tranquillo e prendere l'iniziativa a voi stessi. Terzo punto, il cane è mosso da motivazioni, ok? Sono svariate le motivazioni, può essere di tipo ludica, ossia giocare, esplorativa, esplorare zone, ok? Esplorare anche se stessi, annusarsi, no? Eccetera. Esplorare gli altri cani, ok? Conoscere, socializzare, mangiare ovviamente, correre, ok? Sono tutte motivazioni che spingono il cane ad attivarsi per l'ottenimento di qualcosa. E questo ci porta a parlare del rinforzo. L'esempio che faccio sempre è quello della volpe e l'uva. La volpe salta per prendere l'uva, quindi motivazione, cibo, voglio il cibo, comportamento, salto per ottenerlo. Non la prende, non riesce ad arrivare agli acini e quindi che cosa fa? Perde quel comportamento, smette di saltare per l'uva, non le interessa più e dice a se stessa che non è poi tanto interessante. Non è interessante perché non ha ricevuto il rinforzo, cioè non è riuscita nell'intento, non ha preso l'uva, ok? Se no l'uva, l'ottenimento dell'uva sarebbe stato il rinforzo per quel comportamento. Quindi lei la volta dopo avrebbe saltato 10.000 volte convinta di poter prendere un acino più in alto, ok? Questa è la forza del rinforzo. Gestite bene i rinforzi, quindi quando un cane è motivato, valutate il suo comportamento e valutate se dargli quella risorsa o meno. Quinto punto, non sgridatelo, non punitelo, perché generalmente quando voi arrivate a punire o sgridare un cane è perché non avete seguito i punti precedenti. Buon lavoro, ciao!